Buongiorno, sono Roberto Pinato, abito a Rovigo e vi presento un estratto dal monologo Ghiaia scritto da Claudio Viscapini. Tratta della vicenda autobiografica di Robert Pavlin, di una infanzia compromessa vissuta in una famiglia borderline, in un periodo storico non facile come quello della Jugoslavia di Tito. La motivazione della scelta del monologo sta nelle parole di Pavlin. Ho voluto condividere la mia storia per aiutare a comprendere che non siamo gli unici ad avere un problema, una difficoltà, una lezione da superare, ma siamo uno di tanti nella nostra unicità. Dottore, le racconto una storia. Era una giornata come tante altre, il pomeriggio a casa. Mio padre in cucina, disteso sul divano, il pisolino dopo il pasto. Finalmente un attimo di pace, di silenzio. La giornata fuori è piacevole. Le mie sorelline creano tra di loro. Le raggiungo e mi metto di segnare con loro. I fogli ci sono, le matite colorate anche. Inizia il divertimento. Ognuno di noi aggiunge un soggetto, un colore. L'immagine prende forma e il risultato finale è piacevole. Voglio aggiungere un altro po' di colore. Prendo il foglio e la matita blu. E disegno il cielo e poi le nuvole. Una delle due sorelline si sente offesa e vuole indietro il disegno. Non glielo do. Alza la voce. Papà, papà, papà! Rami mi ha preso il foglio! Papà, papà! Non mi vuole dare indietro il disegno! Papà, papà! Inizia a piangere, mentre l'altra sorellina la guarda stupita. Il pianto persiste. Inizio ad avere paura. Ho paura. Ho paura che si svegli. Appare sulla porta che dà nella stanza. Il suo volto esprime rabbia. La sua espressione è odio. Sembra un gigante. Sento il pericolo che si avvicina sempre di più. Vorrei scappare. Ma non ci riesco! Sono come paralizzato dalla paura. Ad ogni suo passo sento un dolore e una ferita sempre più profondi. Oh, mi prende per i capelli. La sua mano è fredda, pesante, mi tira da una parte, mi sbatte la testa un paio di volte. Vieni qua, bastardo! Ti insegno io il rispetto! Ti insegno io! Mi trascino in cucina, inizio a piangere, cerco di spiegarmi, cerco di discolparmi, ma non funziona. In cucina avviene la scelta, il bastone, quello grosso, gli sembra quello più adatto. Un attimo di distrazione, perde la presa, dove vado, cosa faccio? La porta del bagno è aperta. Passo in trappola, mi raggiunge immediatamente. Perdo ogni speranza. Il primo colpo sulla coscia, poi un altro, poi un altro, poi il sedere, e poi la schiena, poi di nuovo lì. Le ferite bruciano, le percepisco chiaramente. Ogni parte del corpo ferita reclama l'aiuto di qualcuno. Osservo per un istante una di loro. Percepisco il gonfiore. Noto il sangue. Lui tanto continua. 8, 9, 10. Mi accascio a terra. Riprende a turbarmi, mi riprende per i capelli. Vai fuori! Prendi della ghiaia e portamela! Hai capito? Muoviti, bastardo! Hai capito? Lo faccio immediatamente. Non esito un secondo. Non oso. Non posso. Ho le mani piene di ghiaia.
Lui mi trascina in cantina. Mettiti in ginocchio. No così. Prima la ghiaia e non permetterti di fiatare. Non permetterti di piangere. Hai capito? Ti insegno io a comportarti come si deve. Ti insegno io. Uscendo, spegne la luce. Sbatte la porta, le pareti tremano, io pure. Ho paura. Ho paura del buio. Ho paura del silenzio. Ho paura del dolore. Ho paura di lui. Mamma. Mamma. Mamma, mamma, vi prego, aiutami! Si riapre la porta, con più fuoco di quando era stata chiusa. Come ti permetti di fiatare? T'avevo detto di non piangere! Come osi? Come osi? Arriva uno schiaffo, poi un altro, poi un terzo. Così impari, ti insegno io l'ubbidienza. Ho bisogno della mamma. Ho bisogno di... Sono così solo. Non c'è nessuno. Sono solo. L'odio. L'odio! L'odio, l'odio, l'odio! Vorrei morisse adesso! Perché io? Perché tutto ciò? Cosa ho fatto di male? Vorrei morire anch'io! Mi risveglio per un attimo. Mi ricordo. Devo stare zitto. Non devo piangere. E se fosse ancora dietro la porta? E se tornassi di nuovo? Con più fuoco? E mi picchiasse ancora? Ho paura. Sento un rumore. Il corpo si rigidisce immediatamente. Si rigidisce ancora di più. Un altro rumore. E se fosse un topo? E se ci fosse un topo? Ho paura. Vorrei alzarmi. Vorrei uscire. Vorrei scappare. Ma non devo. Non posso. Non posso. E se fossi stato veramente cattivo con la sorellina? E se avessi realmente sbagliato? E se non riuscissi ad essere un bravo bambino come vorrebbero loro? Il buio è sempre più buio. Il dolore che sento è sempre più intenso. La testa in fiamme. Il cuore congelato. I secondi non passano. I minuti sono infiniti. Vorrei la mamma. Vorrei un altro papà. Vorrei morire. Vorrei.